Prima della notte degli Oscar, che quest'anno ha luogo il 4 marzo, è l'appuntamento più atteso dai cinefili, quello delle nomination. Questo martedì sono stati annunciati film candidati alla 90ª edizione degli Oscar. Grande protagonista è il regista messicano Guillermo del Toro, con The Shape of the Water, la favola fantasy di una ragazzina muta innamorata di un mostro. Il film raccoglie 13 nomination. Tra le 9 pellicole candidate a miglior film ci sono Dunkirk, Three Billboards e L'ora più buia. Dunkirk, il film epico di Christopher Nolan sul ritorno in Gran Bretagna dei soldati inglesi dopo l'occupazione nazista della Francia, conta 8 nomination, tra cui miglior regista e miglior fotografia. Pieno di nomination, 7 anche per il film di Martin McDonagh, Three Billboards, storia impegnata di lotta e denuncia con protagonista una madre che indaga sull'assassinio della figlia. La pellicola americana corre tra l'altro nelle categorie miglior film, miglior regista e miglior attrice protagonista con la McDormand. Sei nomination per un altro film storico, L'ora più buia di Joe Wright. Gary Oldman, nei panni di Winston Churchill, è candidato tra l'altro a miglior attore protagonista. When will the lesson be learned? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth. Come miglior film in lingua straniera ha candidata la pellicola ungherese Corpo e Anima, già vincitrice dell'Orso a Berlino. Tra gli italiani ha spopolato con 4 nomination il film di Luca Guadagnino, Call Me By Your Name, in corsa come miglior film, potrebbe anche vincere la statuetta più ambita.